Il premio Semplicemente Donna, che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento a figure femminili di altissimo livello per il loro impegno e la loro determinazione, oltre che avere come mission la lotta contro ogni forma di violenza, ha sempre guardato con attenzione anche a figure internazionali che si sono battute per la tutela dei diritti umani. È così che gli studenti del liceo Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino hanno potuto incontrare nelle mattinate dedicate alle scuole Pegata Shakori, attivista iraniana che si batte per i diritti delle donne nel suo paese, Josephine Alessio, giornalista di Rai News 24 e vittima di stalking, e Melita Cavallo, attualmente giudice della trasmissione Forum. Gli studenti sono stati molto attenti, molto partecipi, hanno fatto tante domande e questo significa che l'intervento sicuramente è arrivato, e questo ci fa piacere. Quanto c'è bisogno di iniziative come queste? Tanto, ce n'è tanto bisogno. Noi cerchiamo comunque sia di lavorare sul tema. Domani avremo nuovi ospiti del premio Semplicemente Donna. I ragazzi, per esempio, domani faranno un flash mob qui davanti alla scuola. Quindi una serie di occasioni che si aggiungono però a quello che, ci tengo a dirlo, si fa ogni giorno in classe, perché il tema della non violenza, del rispetto è qualcosa che riguarda tutta la didattica e non solamente alcuni momenti. Dunque, sono occasioni veramente preziose, sia per noi insegnanti, soprattutto per i ragazzi, perché possono ascoltare testimonianze dirette e su cui poi riflettere e discutere. E tra l'altro, negli ultimi anni, il premio Semplicemente Donna è associato a questo concorso, Giù le mani, il diritto di contare, e questo è molto importante perché non si tratta di un singolo o dei singoli incontri, ma diventa veramente un percorso, per cui i ragazzi si preparano prima, partecipano all'incontro e poi hanno modo di riflettere, di discutere e di mettersi in gioco in prima persona anche in modo creativo per affrontare tematiche che sono comunque molto importanti, quindi la violenza di genere, femminicidi e la parità di genere, e purtroppo sono argomenti di attualità e quindi è importante anche il far conoscere, diffondere anche proprio per prevenire tutti questi episodi. Io conoscevo già Josephine Alessio, però mi è stata data la possibilità di leggere in un modo più approfondito la sua biografia e questo mi ha permesso di conoscere una donna completamente nuova da quella che magari può essere mostrata solamente dai social. Infatti Josephine si mostra come una donna umile, semplice e si vede quanto ami il suo lavoro e soprattutto quanto duramente si sia impegnata per raggiungere gli obiettivi alla quale è arrivata. Innanzitutto lavora in un settore che è considerato prettamente maschile, quindi per una donna affermarsi, arrivare ad una posizione così alta è ammirevole. E poi, per quanto io l'ammiri nella sua professionalità, l'ammiro anche da un altro punto di vista, ovvero quello che mostra alle persone, ovvero la sua quotidianità, la mostra nei social, quando legge, quando ascolta la musica, quando fa sport, e questo permette a chiunque la guardi di entrare in quelle che sono la semplicità delle sue abitudini. Però, come sappiamo, c'è un aspetto negativo nell'essere un personaggio pubblico, ovvero il fatto che bisogna mostrare il proprio volto e il proprio corpo, e nel caso di Josephine purtroppo ha portato ad un incidente, io direi, increscioso. Ovvero che un uomo di 42 anni purtroppo ha iniziato degli atti molesti nei suoi confronti e ha portato addirittura ad uno stalking molto pressante. Josephine ha trovato la forza di denunciare, cosa che purtroppo molte donne non trovano per paura, e l'uomo è stato arrestato. Però io sono sicura che Josephine rivivrà quel momento in loop nella sua mente, perché è una cosa che non può essere dimenticata. E una domanda sorge spontanea: questa cosa verrà risolta e se ne parlerà in quella che è la società perbenista e soprattutto gli uomini potranno mettere freno a quelle che sono le violenze costanti che avvengono sulle donne? Ascoltare queste storie mi ha fatto riflettere molto, soprattutto sulla forza con cui le donne sono riuscite ad affrontare violenze e discriminazione di genere. E penso che tutte noi donne dovremmo prenderle d'esempio e imparare a tirar fuori la nostra voce, proprio come hanno fatto loro. Soprattutto perché quando penso a quelle donne che restano in silenzio a causa della paura, io stessa mi sento inutile e impotente davanti al loro problema, essendo che non riuscirei ad aiutarle.
Inoltre queste testimonianze penso che siano un ottimo stimolo per noi adolescenti per creare una realtà molto più inclusiva per tutti quanti. Allora, la cosa che mi ha colpito di più di Josephine Alessio è stata proprio il fatto che lei è riuscita a denunciare lo stalker, quindi ha avuto il coraggio e la forza di chiamare la polizia e di denunciare il suo aggressore, perché purtroppo nella maggior parte dei casi le donne non riescono a denunciare perché hanno la paura delle conseguenze che poi possono accadere, quindi oppure addirittura che non hanno paura di non risolvere la situazione. Questo infatti lo vediamo con il costante aumento di casi di femminicidio giorno dopo giorno. Proprio per questo invito tutte le donne, tutte le ragazze di ogni età a denunciare, perché soltanto parlando si può perlomeno risolvere la situazione. E invito anche inoltre le scuole a tenere incontri con donne che ne hanno vissuto proprio nella propria pelle questo problema e quindi a parlarne sempre sempre di più, perché nonostante viviamo in un secolo dove l'informazione è all'ordine del giorno, questo problema è rimasto tale e quale come era in passato.